Siamo al Festival Bach, il Festival della letteratura per l'infanzia di Foggia, in compagnia di Umberto Guidoni, astronauta, è andato due volte nello spazio. La prima domanda è quasi d'obbligo, un po' tutti sogniamo di diventare astronauta, ma poi in pochi ci riescono. Umberto Guidoni, come ha realizzato il suo sogno? Beh, anch'io da ragazzino avevo questo sogno e poi l'ho messo in un cassetto per molti anni e l'ho ritirato fuori quando si sono, come dire, materializzate le opportunità. E questo è successo negli anni, alla fine degli anni Ottanta, quando l'Italia ha cominciato a collaborare con la NASA su alcuni progetti spaziali per lo shuttle, e proprio in occasione di uno di questi, diciamo, fu fatto il primo bando di concorso per astronauti in Italia, e io ho fatto, diciamo, la mia domanda senza molta aspettativa, nel senso che proviamo a vedere che succede, e alla fine mi hanno scelto. Siamo stati scelti in due, siamo stati mandati a Houston per l'addestramento. Da allora molte cose sono cambiate. Oggi esiste un modo per preparare gli astronauti a livello europeo, e quindi tutti gli astronauti fanno parte del corpo degli astronauti europei, gli astronauti, diciamo, dei paesi europei, e quindi le selezioni vengono fatte a livello europeo e non più nazionale, come è stato invece il caso mio. Cosa serve per diventare dei bravi astronauti? Beh, diciamo, prima di tutto serve avere una preparazione tecnico-scientifica, perché questo è, diciamo, il requisito per gli astronauti, oppure essere dei piloti, diciamo, queste sono le due grandi categorie. Quando dico tecnico-scientifico intendo dire laureati in fisica, in ingegneria, in medicina, cioè tutte le discipline che hanno applicazione, diciamo, nello spazio. Questo è un prerequisito, nel senso che prima ancora di pensare a fare gli astronauti, come io dico sempre ai ragazzi che me lo chiedono, è bene fare bene il proprio lavoro, perché è su quello che si viene scelti. Poi, una volta selezionati in base alle caratteristiche mediche, bisogna superare tutta una serie di test molto complicati, e appunto al bagaglio tecnico-scientifico, a quel punto si comincia una vera e propria scuola per diventare astronauti, che richiede diversi anni di studio, di preparazione, fino al momento in cui si viene diplomati e quindi si è idonei al volo, il che non vuol dire che si parte il giorno dopo, ma bisogna aspettare ancora qualche anno finché non si arriva, diciamo così, all'occasione vera e propria, al momento in cui si forma un equipaggio e si parte. Lei è partito due volte per andare nello spazio. Ecco, qual è stato il viaggio più bello o quello più pericoloso, e ha mai avuto paura di perdersi nello spazio? No, perdermi nello spazio sicuramente no. Ci sono, diciamo, tutti e due i voli per qualche motivo hanno avuto sia attimi più belli. Sicuramente il primo, diciamo, la prima volta che vai nello spazio è una grande emozione, ma anche il secondo, perché si trattava in realtà di una missione completamente diversa, e in particolare siamo andati anche sulla Stazione Spaziale Internazionale, appunto questa grande base in orbita intorno alla Terra, quindi è stata anche una grande emozione, e in quell'occasione essere il primo europeo a mettere piede in quella base. A 10 milioni di chilometri di distanza dalla Terra, ha mai avuto la sensazione che esistono altre forme di vita? Beh, noi non andiamo così lontano, diciamo, noi andiamo soltanto a 400 km di distanza, però certamente diciamo, l'idea di spingersi oltre l'orbita della Terra e di andare ad esplorare altri mondi c'è in tutti quelli che fanno questo mestiere, per il momento è solo un'aspirazione. Penso che la prossima generazione sarà quella che forse comincerà effettivamente a viaggiare nello spazio e comincerà a esplorare zone dello spazio che per il momento noi guardiamo soltanto da lontano. Per un paese come l'Italia, che investe poco in ricerca, invece quanto è importante investire nella ricerca e nella divulgazione scientifica? Beh, io credo che sia molto importante. Devo dire che sono un po' di parte, perché in questa ultima fase della mia carriera è praticamente l'attività che faccio prevalentemente, quella di parlare nelle scuole, nelle università. Credo però che serva, come dire, ad accendere la curiosità dei giovani, a dar loro appunto dei sogni con cui andare avanti, con cui anche rapportarsi rispetto alla fatica quotidiana. Io credo che questo serve, perché ovviamente la scuola ovviamente prepara a raggiungere certi obiettivi, ma avere delle motivazioni forti serve a superare le difficoltà, e poi serve anche, io credo in generale per la società, una cultura maggiormente attenta a quelli che sono i problemi che la società ha di fronte a sé. Siamo in un momento di crisi non solo economica, ma anche in rapporto a problemi legati all'ambiente, all'esaurirsi delle risorse, sia quelle energetiche sia le altre. Quindi, diciamo, siamo di fronte a una situazione che va capita, va compresa, e sul quale è bene che i giovani, insomma, abbiano elementi conoscitivi per poter dare un loro contributo.
Lei mi dà lo spunto per l'ultima domanda, non volevo farla, però la curiosità. Appunto, il mondo visto dallo spazio sembra un mondo migliore rispetto a quello in cui viviamo? Beh, diciamo, vista dallo spazio la Terra è bellissima, è una, veramente un'oasi di colore in un mare di nero. Nello stesso tempo, però, guardandola con un pochino d'attenzione, si notano anche diciamo, le ferite che l'uomo gli fa continuamente con gli incendi, con la deforestazione, con l'inquinamento. Quindi diciamo il bilancio è un po' con luci ed ombre. Da un lato, quando si è in orbita, si è affascinati da questa pianeta su cui tutta l'umanità è in viaggio nel cosmo, dall'altro però ci rendiamo conto che è un pianeta che necessita di molta attenzione, un pianeta fragile, e soprattutto, e quello lo dico sempre, è l'unico abitabile che conosciamo. Grazie mille.